Buonasera a tutti. Con me Marianna D'Angelo, Vallio Gueri. Il tono di questo incontro stasera è diverso. Vengo da Piazza Duomo dove, vi devo dire, c'è stata la soddisfazione di una piazza piena, attenta e con toni bellissimi, accesi. Qui siamo in uno dei posti, secondo me, più deliziosi dei termini. È un salottino riservato ed è una riunione per amici. Che cosa vi devo presentare questa sera? Questa sera vi presento due dei miei candidati di punta della lista Termini in Avanti, Pietro Sorce Sindaco. Permettetemi di fare solo una breve precisazione, perché dobbiamo avere le idee chiare anche in ordine alle persone che hanno dato la disponibilità a candidarsi all'interno della mia lista. La mia lista è il prodotto di una vera coalizione che parte dal basso, è una lista che non ha caratterizzazione politica, è una lista che ha avuto la possibilità di mettere insieme persone che sono il prodotto di un'esperienza lavorativa, di un'esperienza professionale di tipo diverso, che rappresentano, io ho avuto modo di dire, la spina dorsale delle attività produttive della città. Ci sono medici, farmacisti, ci sono commercianti, c'è gente che viene dal mondo delle professioni, sono persone che hanno dato lo stesso identico ragionamento che ho fatto io quando di dovere accettare la candidatura. Perché dobbiamo continuare a restare indietro? Perché dobbiamo continuare a cedere spazio ad altri senza sapere dove e come questo spazio sarà occupato? E questa è la ragione vera. Siamo persone che non abbiamo, credeteci, interessi da tutelare, non abbiamo esigenze da tutelare, abbiamo soltanto l'interesse di tentare di fare qualche cosa per questa città che amiamo profondamente e alla quale siamo profondamente legati. E questo è il senso della nostra partecipazione. E credetemi, e questo mi piace dirlo, credetemi, noi siamo un progetto di amministrazione. Non abbiamo una matrice politica, ma siamo nelle condizioni, e ve lo dico perché sono io, siamo nelle condizioni di poter avere un confronto con la politica, un confronto serio e costruttivo con la politica, perché siamo consapevoli del fatto, e questo gli altri però non ve lo dicono, perché ognuno rivendica le sue autonomie, noi siamo assolutamente autonomi, ve lo garantisco, io in 28 anni di attività professionale ho rivendicato la mia autonomia in tutte le sedie, in tutti e a tutti i livelli, siamo però nelle condizioni di poter dialogare alla pari con la politica e siamo nelle condizioni di poter ottenere dalla politica l'attenzione che la nostra amata città merita veramente. E questo è il senso della candidatura, e questo è il senso del progetto, un progetto che appartiene alla gente della quale noi siamo espressione, un progetto che presentiamo alla città e che presentiamo alla politica. Mi fermo in questo momento perché è bello, proprio una manifestazione di questo genere questa sera, dare la parola ai due candidati della lista Termini in Avanti che sono con me e che vi daranno il senso e le ragioni della loro partecipazione e le loro impressioni. Poi concluderò dicendovi un paio di cose e un paio di questioni, affrontando un paio di questioni che attengono proprio al merito del nostro programma elettorale. E allora, per prima, e vi prego di applaudirla fortemente, Marianna D'Angelo, perché è giovane, è una ragazza deliziosa ed è una persona che si sta spendendo perché ci crede. Perché, signori miei, perché? Perché siamo riusciti pure in mezzo a fare un mezzo miracolo, siamo riusciti pure a convogliare le energie positive dei più giovani che per loro natura e per loro tendenza purtroppo vanno a ingrossare le file dell'antipolitica, di quell'antipolitica improduttiva e che per nulla tutela gli interessi della città, quell'antipolitica che l'altro giorno ha costretto il nostro signor commissario straordinario, sottolineo signor commissario straordinario, a non firmare la convenzione con l'IRSAP, che era un atto importantissimo che riguardava lo snellimento delle procedure per poter
consentire un riavvio delle attività di tipo imprenditoriale nella città di Termini Imerese. Quali sono state le ragioni di questa opposizione? Non lo abbiamo capito. Perché? Perché dobbiamo contraddire per principio, perché dobbiamo assumere un atteggiamento negativo per principio. Non è così! Noi, i nostri giovani, non sono questo, sono persone che stanno partecipando a un progetto, che ci stanno credendo e alle quali noi attingeremo, se ci vorrete, attingeremo nell'arco di tutti i 5 anni, perché sono le forze positive vere della città. A Marianna D'Angelo, un applauso di nuovo, per favore. Parlarvi comunque delle dinamiche politiche passate, perché non le ho vissute e non ne posso parlare, quindi voi mi parlate di una Termini che io non ho vissuto, tutti mi raccontate, però non l'ho vissuta, quindi non ne posso parlare. Non voglio nemmeno fare polemiche o dinamiche sulle strategie politiche precedenti, voglio solo dirvi, cioè parlarvi delle motivazioni della mia candidatura. Mi sono candidata perché appunto ci credo e in quanto rappresentante, proprio rappresentanza dei giovani, voglio che venga data appunto una speranza, sostegno e supporto, perché molte volte ci si trova, non lo so, davanti a un muro, e quindi voglio che comunque questo muro, che le esperienze che comunque gli adulti hanno e che molte volte molte volte metto davanti le esperienze e dico, ah, quella cosa non la puoi fare perché comunque io ci sono passato, e allora già ti dico che non la puoi fare. Invece no, bisogna dare supporto e sostegno. Volevo dirvi che io sono iscritta in una facoltà che si chiama sviluppo economico. Sviluppo vuol dire incremento, vuol dire aumento, vuol dire, cioè, vuol dire crescita. Quella che si chiama sviluppo economico, ma cosa vuol dire sviluppo economico? È l'aumento di quello che è l'aumento, l'accrescimento di un sistema economico che oggi è la nostra città. Quindi l'aumento di produzione, di reddito. Quindi facciamo in modo che avvenga oggi e facciamo in modo che comunque ci date la possibilità comunque che anche noi ne possiamo usufruire. Io ad esempio per il problema dell'occupazione a Termini, per più di 15 anni mio padre ha lavorato fuori, non so se lo conoscete, non c'è stato, quindi non voglio riviverlo e non voglio nemmeno che voi lo possiate rivivere, quindi facciamo in modo che comunque ci sia un'occupazione a Termini e che comunque rimaniamo qua, perché i nostri bambini sono qua, la nostra infanzia è qua, e quindi facciamo in modo che sia così. Quindi io supporto Pietro Sorce, quindi affidatevi a lui, e comunque perché noi ci stiamo mettendo la faccia, quindi vi ringrazio. Permettetemi di dire una cosa, lo vedete chi sono i nostri ragazzi sono questi, sono persone straordinarie, di una intensità, di una semplicità, ma soprattutto di una verità, signori miei, di una verità, perché sono persone vere, persone che hanno una loro preparazione, gente che ha studiato, che si impegna, che hanno vissuto all'interno delle loro famiglie dei momenti di difficoltà, persone che ci credono, e credetemi, ci credono. E non devono credere al progetto di uno o al progetto di una persona, perché noi siamo un progetto di un gruppo, noi siamo un progetto collettivo, ma siamo soprattutto un progetto per la città, siamo un progetto per la città, perché ci interessano solo e soltanto le sorti della città. E a questo punto la parola, permettetemi di dirlo, signora, ho parlato con tua mamma poco fa, con un pezzo del mio cuore, perché dico, io voglio bene a Maglio da sempre, lo conosco da sempre, è stato sempre uno dei ragazzi più piccoli, perché dico, la differenza d'età c'è, al quale ho guardato con simpatia, con affetto, con interesse, perché gli riconosco capacità di coniugare la sua condizione di giovane, quindi il suo dinamismo di giovane, con la cura degli interessi veri della sua famiglia, della sua azienda, della sua realtà, perché Maglio poi è un interprete di questa realtà. Quando dicevo all'inizio, abbiamo messo in piedi una lista che è uno spaccato della realtà di Termini Imerese, intendevo dire proprio questo: Maglio rappresenta gli interessi veri della realtà del commercio, della parte viva dell'attività produttiva commerciale di Termini Imerese. Solo per la storia della sua famiglia, che è una famiglia di imprenditori da oltre 50 anni.
la parola a Manlio. La parola a Manlio è un applauso per lui che ha voluto fortemente questa manifestazione. E allora, è la mia prima volta. Scusatemi, e tra l'altro leggerò. Non è una caduta di stile, ma non è cosa mia. E allora, iniziamo che con la mia candidatura. La mia candidatura è frutto di una ragionata analisi da parte del qui presente Pietro, che ha voluto che si condividesse nella sua lista Termini in Avanti gente tecnica di ogni settore, compreso il settore commerciale, di cui io ritengo di fare parte. Il contesto economico-sociale nel quale si inserisce la città di Termini Imerese risente in maniera inevitabile della crisi determinata dalla chiusura dello stabilimento Fiat, come tutti sappiamo del resto. Di conseguenza, noi commercianti oggi siamo l'anima economica del paese. Oltre ad essere sovrastati dalle tasse, non siamo stati assolutamente considerati da chi ci amministra, tranne in questo periodo. Soprattutto in questo periodo, ma prima di allora nessuno ad oggi ci ha considerato. Pertanto, la mia candidatura, con la speranza di essere eletto, è un modo per rappresentare la nostra categoria nell'ambito dell'amministrazione comunale. Anche perché, diciamola tutta, ad oggi nessuno ci ha saputo garantire. In più, come se non bastasse, si sono venute a creare delle fratture interne fra i commercianti, a tal punto che alcuni di essi non hanno accettato il mio invito ad ascoltarmi stasera, sol perché appartenenti a coalizioni diverse, dimenticando una cosa fondamentale, che l'interesse in comune che abbiamo sono le nostre attività. L'hanno dimenticato questo. Allora vorrei dire che solo col confronto possiamo provare a fare qualcosa di buono, non con le prese di posizione, quelle non portano a niente, è giusto confrontarci. Scusate. Non voglio né fare la vittima, né tantomeno il Robin Hood della situazione, ma una voce che vuole farsi sentire in mezzo a tutta questa indifferenza. E credetemi, vi dovessi avere l'onore di entrare in consiglio comunale, mi farò sentire. E chi mi conosce sa come sono. E sa pure che il mio modo di far politica è disinteressato e soprattutto senza secondi fini. Grazie alla mia famiglia, perché posso dire solo ed esclusivamente grazie, lavoro nell'azienda da loro creata. In poche parole, io non campo di politica o con la politica. Di conseguenza mi ritengo e sono, e tengo a sottolinearlo, sono un uomo libero, libero di pensare e soprattutto di agire. Quindi tante volte sono anche una figura scomoda. E a me piace essere una figura scomoda nei confronti di questa gente. A me piace, perché poi mi ci appego, come si vuol dire. Una cosa importante, io inseguo i fatti, non le parole come stanno facendo in tanti. Ho dei progetti su cui voglio puntare per cercare di creare movimento nel circuito commerciale Termini Bassa, perché tra l'altro è la realtà che vivo e che ritengo di conoscere. Inizierei intanto con un nuovo piano traffico, fatto con criterio e non le solite cose fatte in maniera inadeguata e superficiale. Potrebbero nascere dei comitati di quartiere con i quali andarci a confrontare. Ritengo infatti che la vera sfida partecipativa passa senz'altro attraverso un nuovo sistema di organizzazione. Che importante! È vero. Innanzitutto, ogni quartiere, come nel nostro programma già Pietro ha scritto, dovrà esprimere al proprio interno un comitato individuando dei rappresentanti che dovranno favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti e con i quali confrontarci, perché come già detto prima, solo il confronto può essere costruttivo. Questo è veramente costruttivo, anche se dobbiamo gridare, anche se dobbiamo urlare, però poi fondamentalmente è il confronto che può creare qualcosa. Ritornando al piano del traffico, inizierei con alcune, non dico banalità, però cose importanti che perlomeno possono diventare importanti, per esempio con alcune chiusure di strade, il sabato alle 18, dalle 18 alle 20, in modo da creare anche una sorta di passeggio in giro e soprattutto formando anche una sorta di servizio navetta che farà da scuola
dal parcheggio per i più lagnosi, perché siamo l'unico posto fondamentalmente dove abbiamo a 100 metri il parcheggio, però la gente a volte è tanto lagnosa, quindi anche creare questo servizio navetta che porterebbe i potenziali clienti dal parcheggio ai vari punti del perimetro commerciale, pagando giustamente una minima quota. Su questo servizio navetta mi vorrei soffermare un attimo, dando un input ai ragazzi, soprattutto ai giovani, perché partendo dalle piccole cose si può arrivare alle grandi, e a quelle ci penserà Pietro poi del resto. Noi partiamo dal basso. Creare una cooperativa per poter acquistare dei mezzi con un minimo impiego di capitale si può dare lavoro. Voi direte come? Ve lo spiego subito. I mezzi utilizzati per i servizi navetta potrebbero essere usati anche come mezzi, faccio una piccola parentesi, consideriamo che negli ultimi anni a Termini tanta gente del Nord Europa sta acquistando case qui, e in base a questi acquisti di queste persone noi potremmo considerare fornire più che altro a questi turisti un servizio navetta da Punta Raisi a Termini e viceversa. Con gli stessi mezzi si potrebbe organizzare anche un giro turistico per Termini, per far scoprire loro quanto è bella la nostra città. E dico, con niente lo possiamo fare. E sempre con questi mezzi, sempre mi viene a ridere perché guardo mio fratello, ora vi dico il perché, sempre con questi mezzi si potrebbe fornire un servizio notturno di autonoleggio all'uscita dei locali, evitando incidenti e ritiri di parente. Dico, potrebbe anche servire alla comunità. Vedete, io non vi parlo di una politica astratta e utopica, ma di cose semplici e fattibili. Per quanto riguarda il creare movimento e quindi l'organizzazione di eventi, ho la presunzione, perché voglio essere presuntuoso, ma soprattutto l'orgoglio di poter dire che al mio fianco e di conseguenza al vostro servizio ho il meglio che si possa avere, il numero uno, mio fratello. Il quale mi coadiuverà passo per passo ad ogni evento che faremo. Con lui al mio fianco è una scommessa che non posso perdere. Proprio non la posso perdere con lui. Ora scusatemi, voglio fare un piccolo, diciamo, attacco. Ultimamente sento di organizzazioni di eventi, street food, per riavvivare la nostra zona. Ne sto sentendo di tutti i tipi. Da gente che prima di questa campagna elettorale non sapeva neanche dove fosse Termini Bassa, e oggi si professano tutti i salvatori della patria e delle nostre sorti. A questi mi permetto di dare un suggerimento: se veramente vi stiamo a cuore e se veramente volete aiutarci, prima di ogni cosa iniziate ad acquistare e spendere il vostro denaro a Termini dei vostri paesani, invece di portare liquidità in altri paesi o città. Aiutateci, e non con queste finte promesse, ma aiutateci sul serio. Io l'unica certezza che vi posso dare è che dopo l'11 giugno continuerò a essere sempre là. Questi altri non lo so. Concludo dicendovi che abbiamo voglia di fare e che, abbiamo questo parere, ritengo che siamo in grado di fare. Ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Votateci. Grazie. Amici miei, che cosa vi devo dire? Avete ascoltato Manlio. Manlio è uno di voi, è uno di noi, è una voce di questi posti, è una voce di Termini Bassa, è una voce delle attività imprenditoriali. Io, dal mio punto di vista, vivo questa realtà. Tutto il giorno corso Umberto e Margherita. Chi meglio di me, chi meglio di noi conosce veramente la realtà di questa parte della città? E allora ritorno un momento indietro, ora me lo dovete permettere, perché è giusto pure che facciamo un discorso proprio sui punti. Maglio ha parlato di un paio di cose interessantissime, ha detto delle cose fondamentali, di fondamentale importanza. Perché? Perché abbiamo ragionato su questo. Noi siamo partiti dall'osservazione, perché viviamo qua, conosciamo la situazione di questo contesto, ogni giorno siamo qua, e ci siamo sforzati di pensare quale potrebbe essere o quali potrebbero essere i meccanismi e i sistemi per fare in modo che queste attività, le attività commerciali, amici miei, il terziario, voi rappresentate il terziario, che è oggi la voce
fondamentale dell'economia della città, soprattutto dopo questo periodo di crisi terribile che viene dalla chiusura della Fiat e dalla chiusura dell'indotto. Su di voi dobbiamo puntare, nel senso che dobbiamo sostenervi in tutti i modi possibili. È chiaro che un'amministrazione pubblica, l'amministrazione comunale, ha un raggio di azione limitato con riferimento a quelle che sono le attività, però noi possiamo sforzarci di concepire progetti che possano alla lunga essere utili nella vostra direzione. E Baglio ve l'ha detto, noi abbiamo in programma il famoso progetto quartieri, perché guardate che il progetto quartieri non è un'idea sulla carta, è un'idea che passa attraverso la possibilità di riformare lo statuto comunale per dare voce alle singole realtà di quartiere, ma soprattutto per individuare per ogni quartiere una figura, un soggetto al quale attribuire anche un minimo di capacità di spesa, perché poi questo ci vuole. Ma per fare che? Per cambiare la lampadina senza bisogno di aspettare l'intervento dell'ufficio tecnico, per la cura del verde senza bisogno di aspettare l'intervento del giardiniere comunale che non sappiamo quando arriva, per fare l'intervento di manutenzione della strada e toppare la buca. Questo significa avere cura del proprio contesto e incrementare la vivibilità e favorire la vivibilità. E a maggior ragione questo significa in un contesto quale il vostro, che è il cuore pulsante dell'attività del terziario della città. E lì ci siamo sforzati anche di capire e di comprendere se veramente un piano traffico nuovo, diverso, razionale può agevolare le attività di questa parte della città. Guardate, da voi c'è già un esperimento, c'è l'esperimento via Giustino Ferrara e Piazza del Carmelo. Per me è questa la linea, è questa la strada. Tutte e due queste realtà, negli anni che inizialmente erano state osteggiate, c'era un atteggiamento un po' di chiusura dei commercianti rispetto a questa idea di chiusura del traffico, ma che alla lunga, a mio avviso, stanno pagando, perché consentono veramente di poter accedere con maggiore facilità alle attività commerciali e di poter creare degli spazi dove le attività possono incrementarsi e si trasferiscono sotto certi profili anche all'esterno, perché lo spazio, quegli spazi, sono diventati spazi pubblici ma di contorno alle attività. Ecco che cosa significa concepire un piano traffico razionale, ecco che cosa significa poter dotare, così come diceva Maglio, queste zone di un accesso privilegiato anche dal punto di vista di un servizio navetta che consenta a coloro che vengono dall'esterno e che possano parcheggiare nelle zone e negli spazi della Marina, che sono degli spazi fruibili da questo punto di vista, una possibilità di accesso. Ma c'è di più, c'è di più. Abbiamo pensato anche a un'altra questione, a un altro aspetto della faccenda. Beh, so di toccare un argomento che è un argomento delicato. Abbiamo pensato anche alla questione della presenza nella parte bassa della città del mercato settimanale. Ci siamo chiesti, è opportuno che il mercato settimanale continui a restare qui nella parte bassa della città? È opportuno che questo possa rappresentare, seppur minimamente, una forma, diciamo, di concorso in danno delle attività economiche di questa parte bassa della città? Ebbene, anche a questo stiamo tentando di dare risposta. Perché? Perché intanto questo mercato non potrà rimanere dov'è. Perché? Perché la zona portuale, l'area portuale, è un'area che, incrementandosi le attività di carico e scarico delle merci legate all'incremento delle attività portuali, che speriamo aumentino, già ora ci sono 4 corse settimanali, ma noi speriamo che le navi aumentino, sia le navi commerciali che le navi passeggeri, non potrà consentire il mantenimento in quella zona di una struttura di mercato mobile, perché è chiaro che il traffico pesante diventa un rischio e già l'autorità portuale ci ha dato indicazioni in questo senso, ci sono già delle note dell'autorità portuale in questa direzione. Allora che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato a un progetto che possa intanto recuperare il mercato alimentare storico della città, cioè le qui vicine zone di Piazza Bagni e Piazza di Via Bagni e Piazza Sant'Anna, che sono rimaste per troppo tempo abbandonate e che meritano di essere oggetto di questo piano. Vogliamo fare? Vogliamo individuare per tutta Piazza Sant'Anna e per tutta la Via Bagni delle piazzole nelle quali fare convergere il commercio ambulante termitano, per poter risolvere anche questo problema degli ambulanti che sono destinati purtroppo, in assenza di una regolamentazione, a occupare le parti più disparate della città. Tutti gli ambulanti del settore commerciale
degli annenti andranno e dovranno ritornare in via Bagni, dovranno ritornare in piazza Sant'Anna, e le categorie merceologiche legate agli alimentari, anche del mercato settimanale, dovranno andare a piazza Sant'Anna, dovranno andare a via Bagni, perché questo significa recuperare le aree del centro storico della città e le aree storiche della città. Questo significa concretamente fare ripartire determinate zone della città, e questo è il nostro progetto, è un progetto concreto, è un progetto nei fatti, è un progetto di idee concrete. E credetemi, e l'ho detto a termini alti e lo dico a termini bassi, le polemiche e gli insulti non ci interessano, se le tengano quelli che le fanno. Chi ci insulta lo faccia pure, è un segno di debolezza, ma lo volete capire che è un segno di debolezza? Non ci sono argomenti, credetemi, non ce ne sono, non ce ne sono. Noi siamo qua, ci mettiamo la faccia e ci mettiamo la nostra storia personale, e credetemi, è su questo, e questa è la garanzia che noi offriamo alla città. La nostra storia personale di ogni giorno. Sapete dove trovarci, lo sapete, perché siamo qua da 30 anni, da 30 anni. Amici miei, è una bella serata di festa, è una bella serata di festa. La campagna elettorale, credetemi, ha anche dei risvolti di aggregazione che sono straordinari, e quindi ci fermiamo qua. Non abbiamo necessità di spingerci oltre, stiamo insieme questa sera in questo posto che, ritorno a dire, è uno dei posti più belli di Termini, grazie a Maglio e grazie a Marianna che sono stati protagonisti di questa manifestazione, che hanno voluto questa manifestazione. E allora che cosa vi posso dire? Vi posso dire, votate l'11 giugno per questi due candidati che hanno promosso l'iniziativa di questa sera, e comunque votate per i candidati delle liste della coalizione Termini Democratica, Nuova Termini, Termini in Avanti, Pietro Sorce Sindaco, e se lo volete votate Pietro Sorce Sindaco, se lo volete. Per concludere, c'era un vecchio detto che diceva: chi tu chi mettiti, aggiungate. Grazie a tutti, grazie a tutti, buona serata, grazie.